E sempre durante la conferenza stampa del dopo giunta, il governatore Roberto Maroni ha spiegato anche la posizione della Lega rispetto ai referendum sulla giustizia proposti dai radicali, in particolare ha chiarito a quali quesiti il Carroccio aderisce. Noi abbiamo detto che aderiamo alla campagna referendaria dei radicali per quanto riguarda alcuni referendum, quelli sulla separazione delle carriere, quelli sul rientro in magistratura dei magistrati che sono attualmente occupati per altre cose, e altri due. Non aderiamo assolutamente, quindi non siamo d'accordo con chi dice non sono d'accordo ma firmo ugualmente il referendum. Se non sono d'accordo non lo firmo, non lo sostengo. Per i referendum che prevedono l'abolizione della legge Bossi-Fini, l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, l'abolizione dell'ergastolo, non siamo d'accordo. Neanche quello sulla custodia cautelare può sembrare contraddittorio, ma non è così, perché così come è formulato quel referendum sulla custodia cautelare, in sostanza premia chi commette reati reiterando il reato stesso, e cioè va a favorire chi commette reati di particolare allarme sociale, e quindi va in contrasto con le norme che io avevo adottato nel pacchetto sicurezza sulla, appunto, sicurezza urbana. Non siamo neppure d'accordo sul referendum dell'8 per 1000, perché in questo modo vengono penalizzate le associazioni di volontariato, le ONLUS. Non parlo della Chiesa Cattolica, ma parlo di tutto questo mondo del volontariato che in Lombardia è molto presente e molto forte, che deve essere invece valorizzato. Quindi noi aderiamo, ma abbiamo ben precisato quali sono i referendum che intendiamo sostenere e quelli che intendiamo contrastare. Ho già dato disposizioni alle segreterie provinciali e nazionali della Lega che, se vogliono aiutare alla raccolta delle firme, lo possono fare, ma chiunque, ogni sede deciderà se farlo o no, ma solo e limitatamente il referendum sulla giustizia, con l'esclusione di quello sull'ergastolo e della custodia cautelare.